Buonasera ragazzi, benvenuti nel terzo Vlogmas 2022. I look crazy, I know, ma adesso andiamo a fare un bel restauro. Oggi è venerdì 16 dicembre. Andiamo subito ad aprire la casellina dell'avvento perché dopo dovremo fare un po' di cose. Qua c'è Feschina però. Feschina, la cagnolina della mia conqui Sophie, che è proprio carina, mi fa compagnia quando lavoro in smart. Vero amore? È una bassettina un po' birbantella. Occhio che cadi. Birbantella ma carina. Vero amore? Ok ragazzi, andiamo ad aprire innanzitutto la casellina numero 17. Eccola qua. Oh, non è che è impacchettato. Plump and Glow Hydrating Facial Mist Anti Pollution. Ottimo, questo è molto carino. Anche magari da portarsi in borsa e tenere con sé. Ragazzi, oggi è venerdì e stasera abbiamo la festa aziendale. E quindi dopo vi avevo già mostrato nel vlog precedente gli outfit che avevo comprato. E dopo vi mostrerò l'outfit decisivo di questa serata. Ma prima andrò a farmi una bella doccia, a lavarmi i capelli che sono terrible. Ma in questi giorni ha piovuto e quindi si sono tutti increspiti, terribili. Ma oggi mi è arrivata la tesi stampata. Perché voi non sapete che io mi ero completamente dimenticata di stampare la tesi, cioè era una cosa che sapevo di dover fare ma continuavo a rimandare, tipo boh vabbè la stampo domani, era ieri giovedì e io ho avuto un flash, mi laureo lunedì e non ho ancora stampato la tesi. Ma Tesi 24, che era il sito che avevo utilizzato anche per la triennale, mi ha aiutato anche sto giro perché in 24 ore vi spediscono la tesi ed è arrivata, l'ho ordinata ieri mattina alle 11 e mi è arrivata stamattina, quindi top. Ed è ufficialmente lei, è fatta in velluto bordeaux con la scritta dorata, molto molto contenta di come sia venuta. Se non si fosse capito, un periodo abbastanza difficile, sono, non lo so, veramente tesa, sia per questioni proprio personali che stanno avvenendo nella mia vita, che vi racconterò, che proprio per tesi, lavoro, insomma tante cose che si stanno accavallando, ma soprattutto la questione della laurea che ovviamente mi ha occupato molto spazio della mia vita personale, tra la stesura della tesi, adesso tutta l'organizzazione della festa, il pranzo, il giorno della laurea, comprare la corona, c'è veramente tante tante cose che infatti penso che durante il periodo proprio delle vacanze di Natale avrò un momento di crollo, cioè dove mi calerà tutta la tensione, penso che... Non lo so come reagirò, sono un po' preoccupata, nel senso che veramente ci sono talmente tante cose in ballo in questo momento della mia vita che sono in estrema tensione. Quindi andiamo a farci una doccia così un attimo mi riprendo, mi rilasso un pochettino, mi faccio un po' bella e quello aiuta sempre anche lo spirito. Appena finita di prepararmi mi sono truccata, ho messo il toppino di Zara alla fine perché boh, mi faceva più effetto particolare con gli orecchini questi qui di Sunday e pantaloni questi qua palazzo di Zara che metterò con gli stivaletti Vagabond. Il cavolo. Preparo poi la zucca al forno con rosmarino, olio e sale. Ovviamente sarebbe meglio utilizzare quello fresco, ma non ce l'ho al momento. Ok, la mettiamo in forno. Intanto la lasciamo in forno statico sui 180 gradi per un 20 minuti. Poi vediamo com'è la situazione. Madonna, io amo il cavolo bollito, ma l'odore, ragazzi, è impegnativo. Ora però dobbiamo andare anche a preparare il pesce. Seguirò questa ricetta di cui vi metto il link in info box per fare la marinatura, dove ci servirà miele, paprika, un po' di peperoncino, senape in grani, olio, sale e pepe. La cremina deve venire così.
E ora andiamo a mettere la salsina sia sopra che sotto il nostro salmone. Passati un 25 minuti, vado ad aggiungere a questo punto il salmone, che io tengo molto poco in forno perché non lo voglio troppo cotto. Quindi aggiungiamo il salmone. Ultimi 10 minuti e abbiamo fatto tutto. Appena scolato il cavolo, lasciamo 10 minuti ancora a cucinare le cose in forno e ci siamo. Questa è la porzione che mangerò stasera, quindi la vado a condire semplicemente con sale, pepe e olio. Voilà! Cena pronta! Ragazzi, dopo aver visto Ballando con le Stelle e essermi addormentata sul divano, ho fatto proprio il l'en plein, direi, della serata da quarantenne. E quindi ora vado a dormire, perché domani vorrei alzarmi presto, perché appunto domani arrivano anche i miei genitori a Milano, quindi sicuramente non sarò tutto il giorno a casa. Voglio ripetere la presentazione con calma e quindi direi che it's time. Unica cosa, diciamo, produttiva che ho fatto mentre guardavo Ballando con le Stelle è stato l'ordine dei regali per alcune mie amiche. Non sapevo, ero ancora indecisa se comprare o no queste cose, però tutte le altre opzioni non mi convincevano. L'unica che, raga, vi giuro, mi ero segnata l'anno scorso di comprare, ho detto quest'anno la compro, mi sono svegliata troppo tardi ed è tutto esaurito, che nervi. Ah, vabbè. Prossimo anno, non lo dico ogni anno, quindi non so se succederà, mi dovrò svegliare prima, però veramente non so, tipo mettermi un promemoria sul telefono che quel giorno devo fare gli ordini, perché c'è questo sito che fa cose veramente fighe, ma ovviamente è uno di quei siti, cioè uno di quei brand che fa tutte cose su richiesta, quindi a un certo punto ovviamente le cose vanno sold out quando ci si avvicina al giorno di Natale, smettono di fare spedizioni, quindi nada, è andata così anche quest'anno, ma sono molto contenta di quello che ho preso, cioè mi piacciono molto molto le idee che ho avuto, quindi spero vengano apprezzate. E adesso andiamo a dormire. Domenica 18 dicembre. Oh mio Dio, raga, domani mi laureo ufficialmente. Sono le 10 di mattina, mi sono già messa qui al computer perché voglio ripetere la presentazione bene questa mattina. Pomeriggio arrivano i miei, quindi sicuramente uscirò un po' in centro e sinceramente ci sta anche un po' staccare. Vediamo, sarà tutto in fase di sviluppo e poi domani mattina mi alzerò presto per ripetere nuovamente la presentazione, perché io sono una di quelle persone che quando aveva un esame si alzava la mattina presto, quindi figuratevi il giorno della discussione, anche se in realtà mi sento abbastanza tranquilla, passatemi il termine, perché alla fin fine sono 10 minuti di discussione, l'argomento ovviamente lo so, è quello della mia tesi, le slide ho fatte io, quindi nel senso avevo già, ancora prima di preparare il discorso, il filone in testa di quello che avrei voluto dire, quindi sì, provarla 3000 volte, però allo stesso tempo non è nulla di misterioso e difficile da imparare, ecco. Però andiamo a aprire la casellina dell'avvento, che è la numero 18. Eccola qua. Opa. Un conditioner, quindi anche questo è un prodotto per i capelli. Ora apriamo la presentazione. E qui sono le slide della mia presentazione. Molto easy, alla fine sono 10 minuti, quindi non è che ce ne siano 3000. Ripeto un po' di volte senza cronometrarmi e poi invece dopo inizierò a fare con il cronometro per capire se sono tranquilla entro i 10 minuti. Ho finito di ripetere adesso, sono quasi le 5 del pomeriggio e esco che incontro i miei. Vado a fare un giro un attimo in centro, poi vediamo se per cena mi fermo fuori o ritorno, perché sono un po' agitatina, quindi vediamo come mi sento perché ho zero fame.
Ok, prendiamo qualche pensierino. Preso stasera, ultima sera a Milano. Adesso sto tornando a casa. Alla fine ho preso il sushi con Marta e mangeremo a casetta. Adesso vi mostro cosa ho preso di buono appena arriva. E poi ripeto ancora un po' stasera. Madonna che ansia, ragazzi, non ci credo che domani è il giorno. Ho mangiato il sushi, adesso volevo mostrarvi prima di rimettermi a ripetere nuovamente cosa ho comprato oggi in Rinascente, perché tanto ho pensato, per quando esce questo video, in teoria dovrei aver già dato i regali. Vabbè, in caso dirò a determinate persone di non guardarlo. Allora, questo qui con olio denso, spumone più panno in microfibra, molto carino per fare la doppia detersione. E io tra l'altro non ho mai provato se non qualcosina random, perché mio fratello è fissato con i prodotti di Vralab. Non ho mai provato tante cose, ma però sono prodotti davvero super validi. Ho sempre sentito parlare benissimo. Ottimo kit, anche perché sono tutte full size, quindi ci sta. Poi ho comprato un po' di maschere, sempre la Rinascente Annex, in cui trovo sempre di tutto di più. Volevo andare tantissimo da Soul for Skin, ma non ce la facevo con i tempi, quindi ho preso direttamente tutto lì. Mascherine, maschere troppo simpatiche queste qua, con i tre step per fare la rimozione dei punti neri sul nasino. E poi maschere idratanti, che male non fanno. Un'altra maschera idratante, borsa dell'acqua calda, camomilla. E diamo il via all'ultimo ripasso. Penso che farò tre volte la presentazione. Domani sarà una cosa veloce, durerà 10 minuti sta presentazione. Se mi faranno le domande ragionerò, cercherò di tirare fuori tutto quello che so. Poi sarà finita per sempre. Ho finito di ripetere, mi sono fatta la mia scaletta di cose da non dimenticare domani a casa, tipo la tesi, la chiavetta, le scarpe di ricambio per fare il salto della siepe, carta d'identità, caricatore, macchina fotografica, che non si sa mai. Ce la faremo? Ce la faremo. Buongiorno ragazzi, è il 19, mi fa ansia solo dirlo. Però prima andiamo ad aprire la casellina dell'avvento. Spero mi regali magari una piccola gioia. Raga, penso si veda che non ho dormito una mazza. Inutile dirlo, ma madonna, manca poco. Manca poco perché sono già le 9 di mattina. Casellina numero 19. Mamma, bella, molto bella, con questi colori. Sono quelli che metto io di solito, tra l'altro il marrone e dei colori un po' più, diciamo, ramati. Io prendo o beige o ramati, quindi veramente top. Yes! Ora ci cambiamo e andiamo. Bene ragazzi, plot twist, ho fatto un cambio. Adesso sono pronta per uscire, metto dopo il volo un lip gloss. This is my outfit, quindi giacca in velluto coste, pantaloni palazzo in velluto. Lasciate stare il casino, ma non ho tempo di sistemare tutto. E sotto una camicetta in seta e le due collane di Nun. Questo completo invece è della Weekend Max Mara. I love it. Let's go! Raga, si va. Therefore, with the authority granted by the rector of this university, I confer on you the laurea magistrale in management. Many complimenti. Grazie. Via! Ok. Ci sono due santi che non sparare. Eh no, anche quello, ancora uno, ancora uno! Oh. Ah, boh.
Eccole le idee. It's time. Ciao. Ehi la. Ah, vediamo il tuo piatto. Contento. Amore, vuoi questo che è più grande? No, no. Pronte per questo pranzo leggero. Leggerissimo. Oggi dieta. Ma tu cosa hai fatto? Io sono schifoso, favola. Okay. Eccoci! Ciao ragazzi! Ciao, benvenuti! Tornate finalmente! Benvenuti in questo nuovo Vlogmas. Vlogmas è già iniziato da un pezzo. Vabbè, non importa. E siamo tornate dopo tanti mukbang, perché alla fine. Sì, oggi abbiamo mangiato abbastanza. Ma un mukbang, risotto alla milanese. E dillo tu, Lucri. No, il piatto preferito di lui. E ossobuco. Però se non, non ho mangiato midollo. Ok, vabbè, comunque brava. Grazie. Adesso siamo qui che Anna fa la valigia e torniamo tutti quanti a casa. Come si gira? No, cioè giri, basta, no? Ah, ok. Vedere l'orecchino da Dea. Ah, è vero, Vale. Ah, uno orecchini da Dea. Io due, perché il mio orecchio le fa entrare due. Top. Stiamo preparando la valigia della Dea. Io sto preparando. Noi non stiamo facendo niente, stiamo annusando tutte le candele che hanno in camera. Stiamo frugando. Infatti, a proposito di questo, consigliamo questa candela di Muji alla cannella e mandarino. Buonissima. Vorrei che si sentisse buone il profumo tramite la... Anna sta facendo la valigia per tornare a casa. What's in your luggage? Tante maglie, tanti pantaloni, giacche. E laminazione ciglia. Laminazione ciglia. No, laminazione sopracciglia, scusa, è vero. Cosa mi manca? Tutto. Pigiami hai a casa. Poi quello non ce lo porto. Intimo e manca la parte skincare makeup, no? Ok. Quindi un'altra valigia. Raga, non ci credo che sono laureata. Eccoci qua. Che bello! Io ho gli occhiali con il riflesso blu, quindi si vede tutto blu. Ciao. Ok, regalo di San Nicolò. Che noi festeggiamo San Nicolò. Però tanti fanno Santa Lucia. Sì, è vero. Non so del resto d'Italia. Quindi scrivete nei commenti voi cosa festeggiate. Eh beh, giusto. È vero. Perché a Udine si festeggia Santa Lucia, ad esempio. Infatti, da noi è San Nicolò. Cioè, noi che siamo della bassa friulana. È vero. Perché mi sa che San Nicolò è più una cosa veneta. No, non so, non ho idea. Skincare, che cosa porti? Tutto. Dillo. Esatto. Tonico. Crema notte, guarda che bella, Vale, che te la facevo avere. Belle! Fammi sentire il profumo. Siero, questo qua. Ah, nuovo, sì, del precedente Vlogmas. Questo è buonissimo, sì. Questo olio è pazzesco. Lo stai dicendo a due persone che non possono usarlo. Tipo, crema labbra. Ah, quella è buona invece? Sì. Hai provato quella al cacao? Quella della Laneige classica, solo al gusto vaniglia. Hai provato quella al cacao invece? No, perché un po' il cacao mi nausea. Ah, ok. No, amo. Questo è il mio nuovo profumo preferito. È buonissimo. No, devastante. Ah, è quello di Anna. Quello che parlavamo stamattina. Sì, sì. Quello di Anna, io quell'altro. Buonissimo. L'ho provato tramite un campioncino di Sephora, era veramente buono. So che va a portare, raga. Perché proprio se qualcuno è cose sulla scrivania. No, il blush è qua. È questo di MAC. Oh, yes. Ma dove è messo il beauty? Ma hai qualcosa di Rare Beauty tu? Sì, solo il blush. Vediamolo. Che pesca. Questo è carino, però tanto estivo. Bene, valigia fatta. Abbiamo giusto poche cose da portare a casa, ma ce la facciamo. Ce la faremo. Ce la faremo. Ora ci aspetta un bel viaggio, noi tre nel sedile dietro. Dormiremo. Dormiremo. Io non dormo, raga. Io non dormi? Fuori, non dormo mai in macchina. Oddio, io sempre. Neanche in corriera. E quindi, ok, va bene. Sono già pronto per Anna. Anch'io. Bene, si torna a... Ciao. Buongiorno ragazzi, è giovedì 22 dicembre, finally last day of work. Oggi è l'ultimo giorno di lavoro e da domani sono ufficialmente in vacanza anche io. Si prospetta una giornata abbastanza tranquilla, nel senso che ho diverse cose da fare per il lavoro, però non dovrei insomma morire dietro come è stato un po' in questi giorni, che sono veramente diventata mezza pazza. Però prima di andare a lavorare andiamo ad aprire la casellina dell'avvento. Stiamo ormai veramente giungendo al termine, mancano pochissime caselle. Andiamo alla numero 22. Uh,
body scrub. Sinceramente è un brand che non ho mai provato. Non sono proprio contenta, diciamo, di questa size, perché è un body scrub, quindi secondo me dovrebbe essere un po' più grande. Anche perché poi tra l'altro non è il primo body scrub che troviamo, quindi secondo me potevano metterne uno per il viso e ci stava di più. Devo dire che fino ad adesso il calendario mi è piaciuto, ma non mi ha fatto proprio impazzire come tipo quello dell'anno scorso di Min. Secondo me era molto più interessante e sinceramente mi aspettavo molti più prodotti make up, quindi prossimo anno mi sa che vado con quello di Cult Beauty, che costa parecchio però oggettivamente tantissime cose. Quindi prossimo anno mi sa che vado con quello lì. Siccome però martedì e mercoledì non ho vloggato e mi sono anche resa conto di non aver aperto la casellina numero 16, andiamo ad aprire queste caselle mancanti. Partiamo quindi dalla 16, dove dentro c'è questa matita nera di Inika. Poi casellina numero 20 e 21 che ci mancano. La 20 è questa qua e la 21 è questa qua. Allora raga, questo è un siero T-shot pack super fancy, è la pietra guascia, spero di pronunciarla bene, non vorrei dire una cretinata, che volevo già comprare da tempo e sono molto molto contenta. Questa però non the best perché è plasticosa, uffa, e volevo quella invece in quarzo. Però vabbè, per iniziare ci sta, così un attimo vedo se effettivamente utilizzo questo strumento o meno. Ok ragazzi, scusatemi se non ho vloggato questi due giorni, ma in realtà è stata un po' una scelta, nel senso che non c'era nulla di particolare. Ho lavorato in smart questi due giorni e veramente quando staccavo mi mettevo sul divano e crollavo, perché sto rilasciando tutta la tensione post laurea. Sono contentissima di come si è concluso questo percorso, veramente benissimo, ho preso il massimo di punti alla tesi, la discussione è andata molto bene, ero molto rilassata, al contrario delle aspettative, e quindi sono contentissima di come sia andata. Il 30 invece avrò la festa con tutti i miei amici qua a Udine, era impensabile invitare tutti a Milano, sarebbe stato veramente difficilissimo, e quindi ho deciso appunto di festeggiare poi con tutti quanti il 30. Oggi invece andiamo a fare i pacchetti di Natale, perché mi sono arrivate un po' di cose. Poi gli ultimi pacchetti li andrò a comprare il 23. Pacco da Zara Home. Prima cosa sono queste ciabatte bellissime in feltro che ho comprato per una mia amicuzza. Dirò alle persone di non guardare questo video, ovviamente. E sono molto felice perché so che piacevano un sacco e quindi le ho comprate e sono super super contenta, sono bellissime anche dal vivo. Io tra l'altro ce l'avevo così, l'avevo comprata un po' di anni fa, mi trovavo molto bene, anche se secondo me le hanno un po' rivisitate perché sono un po' più morbide. Poi sempre per un'altra amica un altro paio di ciabatte, perché sapete che io adoro le ciabatte di Zara Home. Queste sono super pelose, calde, beige. Sempre di Zara Home è stato questo beauty trapuntato bellissimo, super grande, qua non rende perché ovviamente adesso è vuoto, però guardate che bello che è, molto grande, molto capiente e bellissimo, questo effetto trapuntato super invernale e perfetto anche da lavare. E dentro ci andrò a mettere anche le maschere che ho comprato e le distribuirò anche appunto negli altri due pacchetti con le ciabatte. Poi per mio fratello, lo posso dire che tanto lui i miei video non penso li guardi, ho preso sempre ciabatte, raga, quest'anno solo ciabatte. Ma neanche farlo apposta, crepo, vabbè, è l'anno delle ciabatte, se non si fosse capito. Ho preso queste qua di Ralph Lauren, che mi sono arrivate con la scatola ombrotta, che palle, su Zalando. Queste stupende, raga, bellissime. Volevo prendere in realtà dei calzetti della Ralph, però sapevo che mio fratello è pieno di calzetti, quindi ho optato per queste qui. E poi devo andare a prendere un altro pensiero, perché mio fratello fa gli anni il 31 dicembre e il Natale è il 25, quindi è tutto attaccato. Now it's time to make pacchetti di regalo. Non so se mettere questi qui doratini o usare uno di questi. Voilà. Poi guardate che bella anche questa carta qui, sempre di Tiger, con anche questo. Ma è bellissima. Infatti quest'anno abbiamo preso queste due, poi quella che avete appena visto, che è questa qui rossa, diciamo con i brillantini. E poi i miei soliti stickers, le targhettine. Anche queste quest'anno per fare i pacchetti.
in tutti i vari stili di nastri. Questo qua è veramente bellissimo. Buongiorno ragazzi, è venerdì 23 dicembre, apriamo giusto la casellina dell'avvento oggi assieme e poi ci rivediamo il 27 con l'ultimo vlog dove vedrete questa giornata e anche quelle successive, visto che ormai siamo veramente a ridosso di Natale. Ok, la numero 23, eccola qua. Oh, finalmente un bel prodotto, super interessante, è una crema idratante. Nutrient Rich Hydrator, quindi dovrebbe essere molto nutriente. Sono molto contenta perché ho già la crema da utilizzare una volta che finisco quella che sto usando adesso. Bene ragazzi, io corro adesso a editare questa mattina il video che uscirà appunto questo pomeriggio e poi appunto ci vedremo il 27 con gli ultimi giorni di questo periodo. Io vi mando un bacio enorme e ci vediamo martedì 27 alle 2:30 con l'ultimo vlogmas. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e seguitemi anche su Instagram. Ciao e buon Natale ragazzi!